questo filmato andremo a realizzare questo oggetto, parte 2 2019-01-21, proposto nell'esame del 22 gennaio 2019 al primo gruppo di esaminandi. Lo andremo a fare aiutandosi questa volta con Invento. Quindi in questo filmato non analizzerò molto la geometria perché rimando al filmato sullo stesso pezzo già sviluppato con AutoCAD, ma mi limiterò in Inventor a ricostruire la forma che vedete in figura. Allora, per prima cosa il basamento. Il basamento è un 52x106, è un parallelepipedo. 52x106, alto 18. Allora, prima di tutto nuovo disegno. Nuovo disegno e prendo un standard in millimetri. Allora, potreste non trovare gli stessi file che ho qui io perché io li ho personalizzati. Eventualmente questi standard sono argomento di un altro filmato, quindi io li do per acquisiti. Quindi carico lo standard in millimetri, ripeto 52x106. Do l'ok, questo è frutto delle mie personalizzazioni. Mi si presenta con l'asse XY sul fronte. Per me l'asse XY, abituato a lavorare in AutoCAD, è l'alto, quindi qui cambio subito, imposta vista corrente come in alto, casetta, giro il cubo in maniera che il 90% delle volte si presenta correttamente. Questa volta, siccome c'è il filmato, deve fare resistenza. Allora, piano piano, alto, prendiamo quest'altro spigolo, perfetto. XY sul piano, Z verticale. E fisso questa come vista corrente, in adattamento alla vista. Come sapete, Inventor utilizza schizzi successivi, le feature si costruiscono successivamente. Qui avvia schizzo 2D, avvia schizzo 2D, lui ruota tutto, casetta, mi riporto in questa situazione. Devo fare un parallelepipedo che giace sul piano XY, quindi scelgo questo piano come primo piano di schizzo. Rettangolo. Costruisco senza dare importanza alle misure. Adesso andiamo a vedere le misure che non ricordo. 106 per 52, quindi 106 per 106. Io ce l'ho settato in maniera che il cambiamento di una misura più o meno scala 52, anche le altre 52, ok. Allora, adesso diamo 6 quote necessarie. Incominciamo a dare vincoli di parallelismo. 1. Parallelismo all'asse X. Vincoli di parallelismo all'asse Y. 1. 1, 2. Se volete potete accenderli e vederli tutti. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4. Questo è il punto di origine che è già stato proiettato. Però ancora due quote necessarie perché in realtà questo rettangolo, vedete, se lo prendo si può spostare. Allora, allinea, portiamolo fuori posizione, allinea orizzontalmente, annulla, allinea il punto medio con il punto proiezione dell'origine. E allinea, questo vedete, ha fissato queste due, avendo preso il punto medio, queste si sono autosistemate, 52, 26 da una parte e 26 dall'altra, e sono vincolate, verdi non sono ancora vincolate. Facciamo l'altra sistemazione, il punto medio, eccolo qua, sempre con il punto d'origine. Perfetto, adesso sono tutte e quattro blu, nessuna più è verde, completamente vincolato. Ok, verifica dello schizzo se non ci sono problemi, diagnostica, esamina. Ok, le verifiche selezionate sono terminate, nessun problema rilevato. Quindi questo schizzo è corretto, qui annulla, concludi schizzo e facciamo subito la prima estrusione per 18. Quindi estrusione. Questa distanza è 18.
Dobbiamo proseguire costruendo questo rettangolo, questo parallelepipedo, vista di lato è questo, qui visto da sopra, questo qui, e questo pezzo qui, che quindi giace su questa superficie. Allora, è lungo 106, è alto 32 meno 18 ed è largo 16. Quindi sta qui 16, 106. Allora, in Inventor, quando si costruisce sopra su dei piani di altre superfici, c'è un piccolo artificio da fare. Orizzontale, una, orizzontale, questa, come l'asse Y, questo, e questo, non il punto di mezzo, e questo. Ok, quindi 1, 2, 3, 4. Poi, quindi abbiamo adesso da mettere la posizione, due quote e le due lunghezze. 106 per 16. 106 per 16. Ora lo dobbiamo solo posizionare. Allora, devo portare questo punto in questo spigolo. Potrei anche fare così, punto, spigolo, me lo dà completamente vincolato, cioè lo schizzo è corretto, delle dimensioni corrette, nel posto corretto. Il problema è che Inventor qualche volta, se si segue questa procedura, quindi di vincolarlo, e poi si va a fare l'esame dello schizzo, trova dei punti in eccesso e li fa anche vedere, sono questi due, non li ha messi insieme. Perché in realtà quando ho spostato la figura, già la figura lì aveva due punti, più il terzo punto, quindi ha collegato uno dei due punti della figura al punto che ho proiettato e l'altro è rimasto lì ed è un punto in eccesso. Se vado avanti e cerco di farlo sistemare combinandolo, combina punti dello schizzo avanti, molte volte si becca un messaggio del genere, vincolo di schizzo già esistente. Questa è chiaramente una gabola di Inventor che passano le versioni ma non riescono a sistemarle. Non succede niente, correzione dei punti in eccesso conclusa, riavviare diagnostica per continuare a diagnosticare, ma in realtà non ha fatto assolutamente niente perché se io rifaccio un diagnostica ritrovo lo stesso problema, nello stesso punto. Punti in eccesso, avanti, sono gli stessi, avanti, rimuovi. Ok, potrei andare avanti all'infinito, non credo che valga la pena, vincolo di schizzo già esistente, insistere. Correzione conclusa, ma in realtà non ha fatto niente. Questa non succede, se io concludo lo schizzo e faccio l'estrusione, funziona perfettamente, nell'estrusione non dà nessuna segnalazione di errore. Quindi diciamo che è rimasto nello schizzo il problema. Però siccome io sono un po' pignoletto e le cose mi piacciono fatte bene, vi faccio vedere come, riapriamo lo schizzo, come si può evitare che Inventor, scusate, faccia questo piccolo casino. Io adesso ho pulito completamente lo schizzo 2, torno da capo. Il trucco sta nel proiettare, partire da un punto proiettandolo e poi agganciandosi a quel punto. Allora, guardate, proietta geometria. Quindi io schizzo pulito, proietto subito lo spigolo. Vedete, ce l'ho, il punto l'ho preso. Adesso esche, non devo, ok, non devo proiettare punti e incomincio a fare la prima linea. La prima linea faccio in maniera che parta da un punto verde, così, col pallino verde. Questo vuol dire che lui ha beccato il punto che io ho appena proiettato. E la faccio anche lunga 16 perché già che sono qui potrei anche fare così. Poi vado e la finisco. E quando faccio il quarto punto, quindi non ho fatto un rettangolo, potevo fare anche un rettangolo a dire la verità, ho fatto quattro linee. Quando faccio il quarto punto, quindi la chiusura, l'ultimo punto, il quarto punto, la chiusura dell'ultimo lato, ritorno sul pallino verde. Ora ho fatto uno sgorbio, non è il rettangolo voluto, metto subito i vincoli. Allora, questa è parallelo a Y, questo è parallelo a Y, questo è parallelo a X, questo è parallelo a X, c'è solo un grado di libertà, una quota necessaria perché non ho questa lunghezza, qui finisco, do l'ok, metto la quota,
106, e siccome è vincolata qua, vedrete che questo si accorcia, quindi 106. E se adesso vado a fare un'analisi dello schizzo, ok, chiudiamo la procedura, schizzo diagnostica, per come l'ho fatto non ha problemi, perché io ho proiettato un punto della geometria esistente, quel punto mi è servito per partire, l'ha collegato subito correttamente come punto, il punto proiettato al primo punto di questa linea, e l'ultimo punto di questa linea sono ritornato lì, cioè ha messo insieme quei tre punti che prima invece si erano accoppiati solo parzialmente, praticamente dei tre punti, uno con i due era andato solo con uno dei due, lasciando libero l'altro accoppiamento. Non so se è chiaro il concetto. Era andato magari col primo di questa, ma aveva lasciato libero questo. Quindi risultavano due punti sovrapposti, che quando poi andava a tentare di mettere a posto non c'era verso di far niente, perché lui diceva che c'era già lì un vincolo e quindi si incartava. E quando riusciranno a risolverlo, anch'io brinderò. Per il momento il sistema più diciamo, veloce per evitare che nasca questo problema è quello di proiettare il punto della geometria che mi serve e da lì partire. Notate che avrei potuto anche fare, adesso questo schizzo è perfetto, abbiamo già fatto l'analisi e non ha nessun problema. Ok, ma siccome questi filmati servono oltre che a fare i pezzi anche a capire come funzionano i software su cui sono fatti, io adesso lo cancello anche questo punto di riferimento, sono tornato a uno schizzo completamente vergine, uno schizzo 2 completamente vergine, potevo farlo anche in questa maniera. Qui c'è una parte, questo spigolo della geometria sotto, che è parte del nuovo schizzo che devo fare, per cui potrei proiettare addirittura lo spigolo. Io ce l'ho settato Inventor in maniera che me li proietti come linea di costruzione. Adesso la prendo, vedete, è proiettata, è una linea di costruzione e la faccio diventare una linea del nuovo schizzo a tutti gli effetti. È agganciata sotto e questo me lo dice questo simbolino qui, proiettata, questo è il simbolo di proiezione. Allora, adesso se io prendo e ancora becco i punti verdi di quella proiettata e mi sposto di 16. Qui e finisco qui, torno ancora su un punto verde, do l'ok e dico vincoli, vincoli, questo è verticale, è parallelo all'asse y, questo è parallelo all'asse y e questo è uguale a questo. E anche parallelo non c'è bisogno perché uguale l'ha già messo a posto, visto che questi due erano paralleli, cioè l'ortogonalità c'è già, chiudo, è completamente vincolato e se adesso vado a fare l'analisi della diagnostica schizzo ritrovo un altro schizzo fatto correttamente, perché allora anche qui stesso discorso, io mi sono proiettato una parte del nuovo schizzo da quello che già esisteva, l'ho usata agganciandomi ai suoi punti finali, punti verdi, quando ho fatto queste linee qui, questo punto verde qui, quando ho fatto questa, questo finale, quando ho fatto questa, e quindi chiaramente non c'ha ridondanze, cioè non c'ha punti sopra uno sopra l'altro che possono creargli problemi. Allora, teniamoci questo schizzo. Tra l'altro qui vedete che non ho dovuto fare il 106, non ho dovuto mettere la quota 106 perché avendo proiettato questa da sotto si è portata appresso la sua quota. Quindi quando c'è un pezzo della figura che devo costruire già presente sotto completamente, perché se non fosse completa la cosa non funzionerebbe, dovete tornare ai punti, questa è la strada diciamo più veloce. Concludo il schizzo e estrudiamolo di 14. Facciamo una rapida verifica con il comando distanza, che io qui non trovo, ce l'ho. Quindi troviamo questo spigolo, vediamo se è 32, esatto, è esattamente quello che ci serve, 32. Ora possiamo andare avanti facendo questo rettangolino, largo 16, ancora va all'altezza di 32 e vabbè, qui posso prendere parte 1, si trova qui, giriamolo. Chiudiamo questo. Qui posso prendere questo spigolo qui. Quindi
Schizzo, avvia schizzo su questa faccia, proietto questo, ok, lo cambio da linea di proiezione a linea da linea ausiliaria a linea della figura, da linea di costruzione a linea della figura, poi vado a completare, immaginiamolo. Facendo punto verde 1, 2, punto verde. L'importante è beccare questi due punti verdi. Tra l'altro, scusate, ok, ho lasciato attivo anche l'ausiliario, per cui devo anche modificare le linee che ho costruito. Ultima. Poi, vincoli. Parallelo all'asse X. Parallelo all'asse X. Parallelo all'asse Y, una sola quota e questa larghezza qui 16. Concludi schizzo. Ah, verifichiamolo. Schizzo 3. Ok, schizzo 3, tasto destro, diagnostica. Esamina per tutte le condizioni. Le verifiche selezionate sono terminate. Nessun problema rilevato. Ok, annulla, concludi, estrudi questo fino a lì, ce l'hai trovato da solo, o se no fino a qui, 14 ce l'aveva in memoria per l'estrusione fatta prima, adesso ho usato il fino a. Andiamo avanti, torniamo a casetta, andiamoci a guardare, quindi abbiamo fatto questa parte sotto. Allora, sviluppiamo adesso la parte sopra dell'oggetto. Quindi si tratta di tirar su da, cin, di tre, da di, fermi, di 32 meno 58, quanto fa? 26. Tirar su di 26 e poi con spessore 13 fare questa qui. Allora, tirar su di 26, ma non per tutta la lunghezza, non per 106, ma per solo questa larghezza qui, che è 44. Quindi su questa parte finale, per 44 dobbiamo portare il tutto a 58, quindi partendo da 32 tirare su di 26. Allora, parte 1, al solito facciamo il nostro schizzo, lo facciamo su questa. Qui possiamo utilizzare questo spigolo, proietta geometria, questo, ok, cambiamolo. Perfetto, poi facciamo il resto della figura. Agganciamo, magari se lo facciamo già con le linee giuste risparmiamo qualche passaggio. Questo lo rimettiamo a posto e questo lo rimettiamo a posto. Ora mettiamo a posto, allora mettiamo l'asse X, questo. Questo, l'asse Y questo, e qui è una quota sola, ci manca questa lunghezza, quindi qui diamo un bel ok, quota, questo, 44. Ora questo lo dobbiamo portare da 32 a 58, oppure da 32 a 45, per arrivare a questo punto qui. Io direi da 32 a 45, quindi lo alziamo di 13, in maniera che poi dopo usiamo uno spigolo per poter fare questo spigolo dietro lo possiamo usare per fare l'ultima parte del pezzo. Quindi lo alziamo di 13, concludi schizzo, prima facciamo la solita, quindi ok, solita verifica. Diagnostica, esamina, ok, verifiche, nessun problema, annulla, concludi, schizzo, modello 3D, estrudi, 13, verifichiamo la solita misura che sia corretta, 58 meno 13, 45, perfetto, chiudiamo e andiamo a predisponiamoci a fare l'ultimo schizzo su questa faccia. Quindi
Avvia schizzo. Questa è la faccia. Allora, al solito, siccome lo schizzo che dobbiamo costruire ha uno spigolo che coincide, questo spigolo qui dietro in alto che coincide con una parte già disegnata, lo proiettiamo. Ok. Lo facciamo diventare una linea del profilo e poi su questo costruiamo il nostro schizzo, che sarà uno schizzo lungo 52 e con un raggio di 22, quindi un rettangolo, 50, una linea 52, poi un arco e poi un'altra linea. Allora andiamo di qua, linea, prendiamo il punto come al solito, ok, altra linea. Ok, e poi facciamo il nostro arco. 1, no, mi sa che non ho preso bene il punto, lo rilancio. Quindi punto finale, e diamogli qualcosa di un terzo punto a caso. Allora, adesso mettiamo i vincoli. Diretto come l'asse Y. Diretto come l'asse Y, diretto come l'asse Y. Questi sono lunghi 52, quindi quotiamo, quasi fatto giusto a occhio. Quotiamo anche questo 52. Ok, manca una sola quota che può essere il raggio 22 o la posizione. Allineiamo, se questo è 52 e questo è 52, se allineo il centro dovrebbe essere tutto a posto. Allora allineiamo sulla X un vincolo orizzontale, questo con questo. Perfetto. Andiamo a fare la verifica dello schizzo. Per tutte le verifiche diagnostiche che ci propone, terminate, nessun problema. Ok, annulla, concludi. Questo lo dobbiamo estrudere, se non ricordo male, di 13, esatto. Estrusione, quindi 13. Ok, diciamo che il corpo dell'oggetto è finito, adesso bisogna fare questo foro, questi fori in basso e questo raggio di raccordo, che è un raggio di raccordo che guardando la vista laterale gira dappertutto su questo spigolo. Quindi questo raggio di raccordo è 6, cominciamo da lui. Raccordo 6. Perfetto, vediamo se c'è anche su questo spigolo dietro, mi sembra di no. Esatto, vedete, non c'è niente dietro, c'è solo quello che gira davanti. Quindi torniamo. Ok, torniamo nella nostra parte, fatto. Poi facciamo i fori. Ancora per fare i fori sul basamento, quindi questo foro e questo foro. Occorrerà fare innanzitutto il diametro, tutti i fori sono da 16, quindi occorrerà fare uno schizzo su questa superficie. Costruiamo due cerchi, già che ci siamo, li quotiamo addirittura. Poi incominciamo a mettere i vincoli e a posizionarli. Dunque, sono distanti 19 dallo spigolo lateralmente e allineati fra di loro, per cui sull'asse X facciamo un allineamento, poi quotiamo 19,
Poi rimettiamo a posto rispetto a questo spigolo qui e la distanza fra di loro, mancano solo due quote, quindi 14 e 45. Quindi questa distanza qui quattordici, e questa distanza qui, vedete, questo è completamente vincolato. Quarantacinque. Ok, finito lo schizzo, possiamo controllarlo, ma qui non ci sono sicuramente problemi. Ok, annulla, concludi. Estrudi, per sottrazione, i profili sono questo, qui giriamo il pezzo, e questo sono sottrazioni, e la distanza della sottrazione è tutta, così siamo sicuri che va fino in fondo. Diamo l'ok, questo è fatto. Il foro sopra. Quindi questa è la superficie per fare lo schizzo, cerchio 16, poi andiamo a posizionarlo, andiamo a guardare le quote, allora dista 45 da questo spigolo ed è in mezzeria. Vedete che questo cerchio ha bisogno di due quote, che sono proprio le due posizioni, quota di questo da qui ed è 45. E allineiamolo sull'asse Y, quindi verticale, con questo punto medio, perfetto, vedete, preso, allineato, completamente vincolato. Ok, andiamo a fare la nostra verifica diagnostica. È tutto a posto. Annulla, concludi, estrudi. Anche lui è a tagliare, qui l'ha trovato subito, e anche lui tutto, facciamo che questo tutto, vabbè, ve lo faccio vedere, va a bucare anche sotto, direi di no, fino a, o anche fino a seguente. E qui chiaramente gli devo dire qual è il seguente, ma vabbè, facciamo fino a questa superficie qui. È tutto bucato, diamo l'ok. Mi sembra che, a parte uno smusso, eccolo qua, profondità 2, angolo 45, tutto il resto sia a posto. Facciamo quindi anche l'ultimo passaggino, che è uno smusso, quindi raccordo, smusso, eccolo qua, due spigoli, distanza e angolo, due distanze, 2, 2. Prendiamo lo spigolo, allora applicalo, applica, non esce, e poi annulla. Dopo che l'abbiamo visto e che ci è piaciuto, lo concludiamo con un annulla. È un po' una traduzione strana. Direi che il pezzo è stato costruito. Buon lavoro.